Il comune di San Giovanni Teatino affida in via sperimentale la gestione dell'impianto di calcio in erba sintetica con relativo blocco spogliatoi, magazzini e locali vari, cosiddetto campo numero 1, presso la cittadella dello sport, alla SD San Buceto Calcio. Siamo riusciti dopo, diciamo, un duro lavoro, devo dire, per cercare di smussare un po' tutte le varie situazioni. Abbiamo trovato questa quadra, abbiamo trovato questo accordo che fa felice e fa contenti tutti, ma è un punto di partenza, non è un punto sicuramente di arrivo, un punto di partenza. Andiamo verso una programmazione che ci possa portare poi a far convenire le varie sinergie, cioè quelle dell'amministrazione comunale, dell'SGT Sport e dell'SD San Buceto Calcio. San Buceto ha una grossa realtà sotto l'aspetto sportivo, ci sono tante società, è solo un punto di partenza. Io sicuramente non dimentico le altre società con le quali sono già a colloquio da parecchi giorni, perché ci sono altri appuntamenti importanti, non è in questa la sede giusta per poterlo dire, ma sicuramente ci risentiremo a breve per altre situazioni di spero di poter concludere altre situazioni come questa bella conclusione felice di questo accordo con la SD San Buceto Calcio. Sicuramente il primo passo è quello di questa sera, cioè una convenzione in parte alla società di calcio San Buceto, ma questo sicuramente è il primo passo e dovrà portare a una gestione, diciamo, completa di tutto l'impianto da parte della società di calcio San Buceto. Nel pomeriggio di giovedì 6 settembre 2018, nella sala consigliare del Comune, Luciano Di Nicola, presidente ed amministratore unico di SGT Sport, società che attraverso SGT Multiservizi gestisce gli impianti sportivi comunali, Aurelio De Vincentis, presidente pro tempore dell'ASD San Buceto Calcio, e la presidente di SGT Multiservizi, Alessandra De Luca, hanno sottoscritto la convenzione. Questa convenzione rappresenta un incontro con la comunità e con l'amministrazione comunale. Diciamo che non c'è stato mai un litigio, noi eravamo già convinti di stare qua, anche perché abbiamo fatto la domanda per fare il campionato, noi la nostra disponibilità è stato sempre il campo di San Buceto, quindi per noi non era un problema. Sicuramente era stata una piccola provocazione nei confronti dell'amministrazione per trovare un punto di accordo. Il punto di accordo l'abbiamo trovato con la nostra piena soddisfazione. Diciamo che se c'era veramente qualcosa che non andava non ci sarebbe stato neanche l'incontro di questa sera e non ci sarebbe stato neanche l'accordo. Tra noi e l'amministrazione c'è stato sempre un buon rapporto, è normale che qualche piccolo screzio ci stia sempre, perché noi pensiamo soltanto alla nostra attività, pensiamo soltanto a fare sport, a fare calcio. Qualcuno ha pensato ad altre cose, ma non era così, qualcuno si è sbagliato, con noi la politica non c'entra niente, insomma. Non faccio altro che essere contentissimo anch'io di questa giornata, per questo accordo, un accordo molto importante sia per l'SGT Multiservizi che per l'SGT Sport che per la San Buceto Calcio, in primis perché permetterà comunque al San Buceto di poter svolgere con la collettività tutti i suoi impegni, e poi che dire, per l'SGT Sport che potrà in qualche modo evitare di sostenere dei costi molto molto importanti. Sono contentissimo che abbiamo raggiunto questo accordo, ma tra persone civili, sedendoci intorno a un tavolo si trova sempre la quadra, e quindi l'unico colore che noi abbiamo è quello viola, quello sportivo, non ci sono colori politici. Erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Comunale Marco Cacciagrano, il vice sindaco Giorgio Di Clemente, l'assessore allo sport Roberto Ferraioli e lo staff dirigente dell'ASD San Buceto Calcio, oltre ovviamente al sindaco Luciano Marinucci. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene. Io approfitto di questo momento per chiarire ai cittadini di San Giovanni Teatino, quelli principalmente che hanno avuto premura che il nostro territorio si ritrovasse senza la squadra, e questo non sarebbe mai successo perché la squadra ha già dichiarato l'iscrizione al campionato col campo di San Giovanni, quindi noi ci siamo semplicemente adattati e adeguati alle nostre esigenze e anche a quelle della società di calcio. Quindi attraverso un lavoro di sinergia tra la società che gestisce gli impianti sportivi e l'amministrazione comunale, che di per sé deve anche comunque gestire il bilancio e quindi riequilibrare le tariffe che erano irrisorie, oggi sono le più basse dell'area metropolitana, hanno comunque un'esposizione sul nostro bilancio importante, l'abbiamo messo tutto
tutto a posto. Penso che questo per noi è una grande soddisfazione, dove la politica fa la politica e lo sport fa lo sport. Aggiungo nel dire che noi attraverso i servizi sociali inizieremo un lavoro di sostegno alle famiglie che vogliono far fare lo sport, con un contributo minimo di 100 euro alle famiglie bisognose, e nello stesso tempo con i servizi sociali vogliamo sapere se molti ragazzi sono andati via dall'attività sportiva perché non se la potevano permettere, perché noi come amministrazione comunale questo vogliamo fare, riportare i ragazzi a fare lo sport anche quando non possono permetterselo. Questo è il lavoro del comune e questo noi cercheremo di fare al nostro meglio. Sembra forse Viola, forse San Buceto, e speriamo di fare un ottimo campionato e di far divertire tutti i nostri ragazzi del settore giovanile.